Questo progetto, ci dicono diversi collaboratori, viene discusso per diverse settimane in riunione di vertice a cui partecipano i capi regionali della mafia nelle campagne di Enna. C'è un nuovo soggetto politico che si chiama Lega Meridionale che, grazie all'apporto di tutta la mafia meridionale e quindi alla Camorra entra anche dalla Sicilia, riesce a ottenere un numero significativo di voti. A quel punto, come ci riferisce un collaboratore, Tullio Cannella, hanno ragione i capi di Cosa Nostra a dire: ma se abbiamo un nostro Presidente della Regione come Presidente della Repubblica, se abbiamo la nostra Cassazione, se abbiamo la nostra Polizia, che altro ci serve? Ci separiamo dal resto dell'Italia e concentriamo i nostri interessi in un ambito territoriale più ristretto. Il progetto però non funziona. Con l'aiuto di Vito Ciancimino e con l'approvazione di Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella fa fondare un movimento che si chiama Sicilia Libera e che si inserisce, assieme ad altri movimenti, nel gruppo delle Leghe Meridionali. Ma il movimento non decolla. L'Italia sta cambiando. Ci sono altre forze politiche, altri partiti, nuovi personaggi politici che stanno scendendo in campo. È 1994 e quell'anno le elezioni le vincono Forza Italia e Silvio Berlusconi. Qualcuno mi ha detto: se non vieni, tradisci. Appartiene e che non sappiamo fare è tradire. Berlusconi scende in campo in politica e si prepara alle elezioni quando comprende che c'è uno sbando assoluto nel campo dei moderati. Le forze del pentapartito che aveva governato il paese sono letteralmente squarciate da Tangentopoli. Si accorge che c'è una fuga dalle responsabilità e contemporaneamente guarda un Parlamento che sta studiando una legge elettorale, il Mattarellum, come sarà chiamato poi, che può consentire, in assenza di una coalizione dei moderati, alla sinistra, col 30% dei voti, di ottenere l'80% dei seggi. E qui l'idea di Berlusconi di scendere in campo per ricostituire un'area di moderati che possa contrastare la sinistra. C'è un uomo che si chiama Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri nasce a Palermo, studia dai Salesiani, poi dai Gesuiti e poi va a fare l'università a Milano, dove incontra un altro studente di 5 anni più grande di lui, che si chiama Silvio Berlusconi. Marcello Dell'Utri fa parte dell'Opus Dei, lavora in banca ma ha due grandi passioni. Una è per i libri antichi, che lo porterà a diventare uno dei più grandi bibliofili italiani. L'altra è per il calcio. A Palermo, dove è tornato alla fine degli anni 60, dirige una squadra di calcio, l'Athletic Club Bacigalupo. Marcello Dell'Utri però ha anche alcune conoscenze. Una di queste si chiama Gaetano Cinà. Gli amici lo chiamano Tanino, anche gli amici degli amici, perché Tanino Cinà viene indicato come un mafioso, esponente della famiglia di Malaspina, imparentato con boss come Mimmo Terenzi e Giuseppe Contorno, e vicino a quello che in quel momento è il capo di Cosa Nostra, Stefano Bontade. Tanino Cinà e Marcello Dell'Utri si sono conosciuti perché Cinà ha un figlio che gioca a calcio nella squadra e sono diventati amici. Dico subito, è altra cosa che voglio sfatare una volta per tutte, se ci riesco, certamente. È un mio amico, è il papà di un ragazzo della Bacigalupo. Era un ragazzo veramente straordinario come giocatore. Tanto è vero che la Bacigalupo lo cedette al Varese. Quando io nel 74, fine 73-74, venni a lavorare a Milano dal dottor Berlusconi, questo ragazzo fu acquistato dal Varese presso la Bacigalupo, che era un vivaio di giocatori molto noto. Ma c'è anche un'altra persona, un amico di Cinà, che passa dalla Bacigalupo, come tanti altri tifosi della squadra, naturalmente. Lui però è un tipo particolare, si chiama Vittorio Mangano. Vittorio Mangano è un tipo particolare, indicato da molti collaboratori di giustizia e da alcune inchieste della Procura di Palermo come un boss di una certa importanza.
Insomma, Vittorio Mangano è Vittorio Mangano. Io Mangano l'ho conosciuto a Palermo negli anni 70, quando avevo una società di calcio che è molto nota a Palermo, il dottor Lodato lo può testimoniare, che era Bacigalupo, dove hanno giocato migliaia e migliaia di ragazzi della Palermo, di tutti i ceti sociali, dal più alto, di diciamo mafia, così, mafia, ai diciamo. Più piccoli. Ecco. E quindi avevo anche tutta una serie di genitori di ragazzi che frequentavano, di persone, di aficionados, di persone che davano una mano, perché in una società dilettantistica dove c'erano 11 squadre, c'erano persone che venivano per accompagnare i ragazzi, aiutavano per così dire a preparare la partita, a segnare il campo, a gonfiare i palloni, insomma tutto quello che si fa in una società dilettantistica. Mangano era una persona assolutamente tranquilla, assolutamente normale, che seguiva le partite di calcio, non tutte, veniva insomma comunque abbastanza spesso, e che avevo conosciuto e apprezzato sui campi di calcio. Nel 1974 Marcello Dell'Utri lascia il lavoro in banca a Palermo e va a Milano a lavorare per Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi sta passando in barca per Palermo, racconta Dell'Utri, quando lo chiama e gli dice di venire a Milano, perché sta facendo grandi cose, sta costruendo una città, sta costruendo Milano 2, la città dei numeri 1, come dice la pubblicità. Sono anni intensi per Milano, i primi anni 70, anni di affari, di lavoro, di imprese. Ma non c'è soltanto il capitale pulito a Milano, non ci sono soltanto imprenditori onesti con la voglia di costruire e lavorare al nord. Da un po' di tempo al nord è arrivata anche la mafia, che si è infiltrata nel tessuto economico attraverso insospettabili colletti bianchi, come hanno dimostrato le inchieste seguite al cosiddetto Blitz di San Valentino. C'è un ufficio proprio nel centro di Milano, per esempio, in Via Larga, vicino al Duomo, che è frequentato da strani personaggi, come i fratelli fidanzati, i fratelli Bono e Gerlando Alberti, detto Uppaccarè. Da Cosa Nostra, insomma. Ma cosa fa Cosa Nostra al nord? Fa i soldi, con lo spaccio di droga e con i sequestri di persona, e poi li ricicla e li reinveste a Milano, assieme a quelli che ha fatto al sud. Milano, però, lo abbiamo visto, non è soltanto questo. Milano è una città che lavora, in cui girano gli affari, in cui si fanno le città. Marcello Dell'Utri va a Milano a lavorare per Silvio Berlusconi, che gli ha riservato un alloggio, un ufficio nella villa che ha appena acquistato dalla marchesa Casati Stampa, in via San Martino 42, ad Arcore. Però non ci va da solo. Berlusconi ha bisogno di un fattore di più, di uno stalliere, per un allevamento di cavalli che avrebbe intenzione di costruire. Marcello Dell'Utri ha la persona giusta, gliela consiglia e gliela fa assumere. Questa persona si chiama Vittorio Mangano. Quando arriviamo alla Villa San Martino nel 74, all'inizio del 74, e c'è da assumere tanto personale, del quale mi occupavo io in qualità di assistente segretario del dottor Berlusconi, non abbiamo trovato in Brianza una persona adatta. Una volta io andai a Palermo, mi ricordai di Mangano, avevo conosciuto le campi di calcio, e gli ho detto: ma lei conosce qualcuno che sia in grado, così, eccetera, che io lavoro a Milano e mi farebbe piacere di portare qualche persona. Lui dall'inizio mi disse: adesso vedo. Poi dopo un paio di settimane mi telefonò e mi disse: vengo su a Milano a vedere. Venne a vedere, gli piacque il posto, gli piacque l'offerta, Berlusconi lo vide, assieme diciamo poi vedeva anche altra gente, disse che poteva andare bene, anzi dava un'impressione di persona molto esperta, affidabile. Oltre affidabile, poi era una persona che si presentava bene, non era mica uno con la coppola e la lupara, ecco, tanto per essere chiari. Oltre a fare il fattore e lo stagliere, Vittorio Mangano si occupa di portare a scuola i figli di Silvio Berlusconi. Sono brutti tempi quelli, sono gli anni 70. 103 sequestri soltanto in Lombardia tra il 1974 e il 1983. La villa di Arcore è più isolata rispetto alla casa precedente che stava a Milano. Ci sono già stati degli avvertimenti e c'è già stato anche un brutto episodio poco dopo l'arrivo di Vittorio Mangano, il tentativo di sequestro di un ospite della villa dopo una cena,
sventato dall'intervento casuale di una pattuglia dei carabinieri. Vittorio Mangano resta ad Arcore a lavorare per Silvio Berlusconi fino all'ottobre del 1976. Nel dicembre del 1974, poco dopo che è arrivato a Milano, viene arrestato. Scarcerato in gennaio, per un errore di notifica, viene arrestato di nuovo nel dicembre del 1975. Sul registro del carcere, alla voce domicilio, scrive via Villa di San Martino, 42, Arcore. Qualche tempo dopo lascia il lavoro alla Villa di Berlusconi, ma resta a Milano, in una camera all'Hotel Duca di York, e frequenta spesso gli uffici di Via Larga, quelli vicino al Duomo, quelli frequentati da quegli strani personaggi. Nel febbraio del 1980 viene arrestato nel cosiddetto Blitz di San Valentino, accusato di curare il traffico di stupefacenti tra Palermo e Milano. Finisce nel maxi processo, istruito da Giovanni Falcone e i magistrati del pool di Palermo, e viene condannato per traffico di stupefacenti e associazione a delinquere. Tra il 1999 e il 2000, Vittorio Mangano viene condannato altre volte. Tra queste ci sono due ergastoli per gli omicidi di due mafiosi avvenuti qualche anno prima a Palermo, e di uno dei quali sarebbe stato anche l'esecutore materiale. Le condanne di Vittorio Mangano si fermano tutte al primo grado di giudizio, perché Vittorio Mangano, agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute, muore nel luglio del 2000. Il finale è che i pubblici ministeri gli chiedevano ogni volta di dire qualcosa promettendogli che sarebbe andato a casa subito. Lui eroicamente, sono d'accordo con Dell'Utri, pur essendo così malato, non inventò mai nessuna cosa contro di me e lo lasciarono andare a casa il giorno prima della sua morte. Stava morendo in carcere, ben quindi dice Dell'Utri nel considerare eroico un comportamento di questo genere. Anche Marcello Dell'Utri smette di lavorare per Silvio Berlusconi nel 1976 e va a lavorare per un costruttore siciliano che ha un piccolo impero immobiliare a Milano e che si chiama Filippo Antonio Rapisarda. Da Rapisarda, Marcello Dell'Utri ci va assieme a Gaetano Cinà. Anche Rapisarda è un tipo particolare. La procura di Palermo lo indica vicino a Vito Ciancimino. Nel 1983, dopo il fallimento del gruppo Rapisarda, Marcello Dell'Utri torna a lavorare per Silvio Berlusconi, che lo assume a Publitalia, l'azienda che si occupa di raccogliere la pubblicità per le sue reti televisive. Poi arrivano gli anni 90, il mondo che cambia, la bufera di Tangentopoli, i partiti che scompaiono, la gente per bene che cerca nuovi movimenti politici in cui riconoscersi e anche la mafia, che come abbiamo visto cerca nuovi sbocchi politici. Nuovi partiti, nuovi movimenti politici. Marcello Dell'Utri diventa uno dei fondatori del movimento politico di Silvio Berlusconi. Dell'Utri è uno dei fondatori di Forza Italia. Non so che ruolo più particolare abbia avuto a livello nazionale. Le sue origini siciliane lo portano a dare responsabilità a Gianfranco Miccichè allora, che per la verità dei fatti nel momento in cui si creano questi club ha anche un'attenzione particolare per alcuni tentativi di infiltrazione che partono, come dire, nel tentativo di stare dentro una nuova forza politica, tant'è che alcuni di questi club vengono sciolti con una certa celerità. Forza Italia nasce il 18 gennaio 1994, si presenta alle elezioni e si afferma come il primo partito italiano con il 21% dei voti. Silvio Berlusconi diventa presidente del Consiglio e forma un governo con una maggioranza sostenuta da Alleanza Nazionale, Unione di Centro e Lega Nord, a cui poi si aggiunge anche il Partito Radicale. Marcello Dell'Utri resta nell'organico di Forza Italia. Poi, nelle elezioni successive, nel 1996, viene eletto deputato per la circoscrizione di Palermo, poi eurodeputato e alla fine senatore. Intanto, però, succede qualcosa. Il 2 gennaio del 1996 la procura di Palermo mette sotto inchiesta Marcello Dell'Utri e nell'ottobre di quell'anno ne chiede il rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa. Il processo nei confronti del senatore Dell'Utri e la condanna si è fondata su dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, fondata anche su riscontri obiettivi,
Ma non solo su dichiarazione collaborativa di giustizia, perché il processo è fatto anche di documenti, è fatta di intercettazioni telefoniche, alcune anche parecchio risalenti nel tempo, risalgono agli anni 80. Secondo la Procura di Palermo, Marcello Dell'Utri sarebbe stato organico a Cosa Nostra da almeno 30 anni. Avrebbe fatto da ponte tra Palermo e Milano nel progetto di Cosa Nostra di inserirsi nel tessuto economico e imprenditoriale milanese. Io credo di poter dire innanzitutto che in un processo di mafia proprio non avrei mai pensato nella mia vita di cascarci dentro, anche perché pur essendo palermitano e quindi avendo, per così dire, respirato come tutti i palermitani, tutti i siciliani, il tema o il problema della mafia, l'ho sempre vista come un'entità lontana dalla vita mia, dei miei familiari, dell'ambiente che ho frequentato. Marcello Dell'Utri, sempre secondo l'accusa, avrebbe agganciato per conto di Cosa Nostra Silvio Berlusconi, spaventato dalla minaccia dei sequestri, e avrebbe infiltrato un uomo d'onore come Vittorio Mangano, che avrebbe tenuto i contatti per conto di Stefano Bontade, che prima avrebbe offerto protezione, e poi avrebbe approfittato del contatto per reinvestire e riciclare i soldi di Cosa Nostra. Ma questa dichiarazione dei miei accusatori, dei riguardi miei e di Berlusconi, ha lasciato di stucco diverse persone che mi conoscono. Perché io sono tornato da Berlusconi nell'81 per la precisione, a fine 80, quando finita l'avventura rapisarda, come ho detto, io per un breve periodo ho fatto il venditore di case perché un amico mi ha offerto questa possibilità e mi sono scoperto anche abbastanza bravino nel vendere case, si guadagna bene, riesco bene, quasi quasi, era un mestiere che scoprivo e che invece era molto interessante sotto ogni profilo. Intanto lì con Berlusconi ci frequentavamo sempre, ovviamente. Un giorno mi dice: ma tu che fai? Vendi le case? Sì, ma sai, io adesso ho questa cosa, la televisione, ho capito che può essere una cosa importante, bisogna mettere in piedi una squadra di venditori straordinari, perché qui non possiamo affidare la vendita a terze agenzie di concessionari, ma bisogna che la facciamo noi. Tu che fai? Non solo. Sempre secondo la procura, dopo la morte di Stefano Bontade e la presa del potere in Cosa Nostra da parte di Totò Riina, avrebbe spostato le relazioni milanesi della vecchia mafia palermitana ormai sterminata a quella dei corleonesi. La proposta era stata fatta, io avevo dato la disponibilità, accetto e torno da Berlusconi. E inizia la grande avventura della televisione, un'avventura straordinaria, nella quale soprattutto la costruzione di un'azienda come pubblicitario, umanamente e professionalmente, io posso dire senza tema di smentita che è stata una delle più grandi cose che si è fatto nel paese in questi ultimi anni. Avrebbe fatto da mediatore per risolvere i problemi tra Silvio Berlusconi, vittima consapevole, così dice la procura naturalmente, e Cosa Nostra, che vuole soldi per non ostacolare le attività del gruppo in Sicilia e fa pressione e mette bombe. Ne mette una anche davanti alla sede della Fininvest di via Rovani, a Milano, nel 1986, che sarebbe stato soltanto un avvertimento, e infatti è piccola e danneggia appena la cancellata. Sono i catanesi di Nitto Santa Paola, con l'avallo di Totò Riina, secondo la procura. Silvio Berlusconi invece attribuisce quella bomba a Vittorio Mangano, come anche un'altra molto simile, scoppiata nel 1975. Adesso però non è possibile, perché Vittorio Mangano si trova in carcere. Silvio Berlusconi ne parla con Marcello Dell'Utri in una telefonata registrata dalla procura poche ore dopo lo scoppio. Una piccola bomba, dice, messa con molto rispetto, quasi con affetto. Sì, poi è fatto con grande rispetto, con grande riguardo, sì, perché non stava all'interno, succedeva una cosa. Non voleva essere messa lì fuori. Sì, un segnale acustico. Un segnale acustico. Sì, sì. Esatto, è stato un segnale acustico. Sì, sì. E inoltre, sempre secondo la procura naturalmente, attraverso Marcello Dell'Utri, Cosa Nostra avrebbe trovato in Forza Italia quella sponda politica che stava cercando. La mia sensazione è che la mafia perde un punto di riferimento storico in una classe politica che scompare con Tangentopoli e probabilmente in quel momento cerca di comprendere se ci sono nuovi interlocutori. Ma il sistema elettorale che viene introdotto finisce per mutare il rapporto della mafia con la politica, perché sostanzialmente
usciamo dalla fase stragista per cui sostanzialmente la mafia si inabissa e comincia a far nascere gli affari. Per fare gli affari ha bisogno della pubblica amministrazione e della classe politica che vi è dietro. Mirabile la confessione di Giuffrè che dice a un certo punto la mafia con la politica è come il pesce con l'acqua, ognuno ha bisogno dell'altro. Ma per fare questo confessa anche che la mafia cerca anche nelle elezioni dei comuni di capire prima chi può essere il vincitore, perché la mafia non ha un partito storico di riferimento, ma punta ad essere accanto a chi vince per cercare di fare gli affari.